Nel terzo quarto di finale si affrontano le squadre della Silica Savellino e Grissimbro Reggio Emilia. Gli Irpini partono forte con 9 punti di Martins Green, ma Reggio Emilia risponde con Golobovic e Polonara, che portano i biancorossi sul 22-17 al termine del primo quarto di gioco. Al rientro in campo Ragland e Vecalas mettono a segno un parziale di 27-17 per i ragazzi intervenuti dal biancoverde. Reggio Emilia rimane a galla grazie a Quakenas, che con i suoi 7 punti tiene Reggio Emilia alle strette. Al rientro in campo Avellino scende sul terreno di gioco ancora più determinata e cinica nei momenti decisivi. Difatti James Nunn gli sale in cattedra e regala il massimo vantaggio sul più 9 alla fine del penultimo quarto di gioco. Con 10 minuti di gioco rimasti sul cronometro, Reggio Emilia prova il tutto per tutto, ma Vecalas per Avellino non sbaglia più nulla. Il vantaggio rimane stabile per tutta la durata dell'ultima frazione di gioco. Negli ultimi minuti della partita Veremink e Polonara però provano a spaventare gli Irpini con 12 punti in 2 nell'area pitturata, causando qualche timore per i tifosi bianconeri. La forbice oramai è ampia e Reggio Emilia non riesce a ciuffare la partita, che dice con il risultato finale 87-94 a favore di Avellino, che affronterà attento nella prima semifinale di sabato. Per Reggio Emilia non bastano i 15 punti di Polonara, 13 della Valle e gli 11 di Golubovic. Avellino sottolineare l'ottima prova di Benas Vecalas con 21 punti e di Joe Ragland con 20, coadiuvati dai 17 di James Nannali. I giocatori che rientravano naturalmente non avevano il ritmo e la brillantezza per poter azzannare la partita, perché in realtà è questo: noi non siamo mai riusciti veramente a azzannare la partita. Anche i giocatori che in questi ormai 15 giorni avevano andati, sono andati anche loro in over utilizzo e probabilmente fuori ritmo anche loro, e quindi siamo arrivati a questa partita naturalmente in difficoltà. Credo che abbiamo fatto tante cose belle all'interno della partita, però sempre con grandi alti e bassi, lo dicono anche i numeri, guardando i numeri del quarto, guardando anche naturalmente il nostro impatto difensivo. Noi siamo la seconda difesa del campionato e ne subiamo 72 di media fino a quando abbiamo avuto dei problemi. Oggi oggettivamente abbiamo fatto molta fatica, quindi siamo rimasti più attaccati alla partita, più delle nostre basi costruite durante l'anno, che su quello che riuscivamo a produrre veramente all'interno di questa partita. Mi spiace molto, naturalmente adesso abbiamo un obiettivo ben preciso, che nelle prossime 10 settimane prima dei playoff di ritornare nella condizione psicofisica proprio perfetta, recuperare al meglio tutte le persone che hanno forzato il loro rientro per essere qui, e dopo prepararci al meglio a quello che sarà il clou della stagione. Io credo che dobbiamo fare il complimento a Reggio Emilia, perché ha fatto una partita di grande autore, ci ha messo in difficoltà fino alla fine. È stata molto brava a recuperare, Venetti ha provato differenti soluzioni con i piccoli, con i lunghi, abbassando, alzando, facendo della zona, ci ha messo in grande difficoltà. Però credo che abbiamo meritato di vincere la partita, per cui abbiamo gestito i momenti importanti, i momenti in cui siamo andati via. La chiave della partita è stata una sola, nel momento che dopo un primo quarto dove tra la palla e il difensore sulla palla, su tutti i pick and roll, c'era una separazione di un metro e mezzo e loro prendevano un vantaggio sia sul pick and roll centrale che sul pick and roll laterale. Quando abbiamo tolto un po' più di spazio, siamo stati un po' più insieme, siamo entrati meno in rotazione, il lungo ha chiuso meglio il ferro, allora siamo stati più accoppiati tutti quanti e siamo andati via meglio, quindi questo ne siamo contenti. Ecco, complimenti ai ragazzi perché sono stati molto bravi, siamo contenti di essere arrivati in semifinale, per noi è un traguardo molto molto bello, e adesso vediamo domani cosa succede.